Buongiorno ragazzi, allora, ieri poi alla fine non sono riuscito a tornare in lab, però ho capito che materiale prendere, che colore fare, dove recuperarlo e qual è la scelta più intelligente. Oggi giornata dicevo melting pot, perché un po' vado avanti col mobile, un po' arriva un po' di materiale, arriva lo Shelly, quindi posso iniziare a mettere mano al quadro elettrico di là, che lo faccio prima di montare il mobile, così è un po' più comodo. E poi, se Dio vuole, vado a recuperare il materiale che mi serve e che mi manca. Da cosa incominciamo però? Incominciamo dalle prove con le cerniere, perché io devo fare le prove con le cerniere per vedere bene che quando questo si apre, quest'altro fa una barca e mezza fatta così, perché la più grande è 75x130. Con su anche tutto questo ci vorranno un bel po' di cerniere, secondo me 2, 4, 6, 6 cerniere sull'anta più grande. Però devo capire che tipo. Perché è anche vero che a me non serve che si apra perfettamente a 90 gradi, però sarebbe gradito. Io ho un listello a muro da 24, questa viene tagliata più in qua, e quindi devo capire qual è la cerniera. Come ormai sapete, di colli di cerniere non capisco niente, io però ne ho qua un paio di tipo diverso, se le trovo, ecco qua, questa e quest'altra. Vediamo quale funziona meglio. Allora, faccio rapido, sì, stamattina sono di corsa, non che io abbia altro da fare oggi, nel senso posso anche stare in lab forse tutto il giorno, forse, però vorrei arrivare a un punto, perché sto lavoro qua sta andando per le lunghe, tra il primo tentativo completamente sbagliato e schifoso e il secondo sta andando per le lunghe. Allora, anche perché vi ricordo che tutto questo è parte del progetto Hydra, quindi è solo una parte di tutto quello che poi devo mettere assieme, devo ancora rimettere mano alle telecamere, fare il server, insomma c'è una tonnellata di roba, quasi non me la ricordo neanche. Faccio rapidissimo la prova delle cerniere e poi vi dico cosa ho scelto sul colore, perché qualcuno di voi ha fatto ragionamenti interessanti. Allora, anche qua, prova un po' brutale, giusto per capire, e a me bastano delle cerniere normalissime. L'unica cosa che deve cambiare rispetto a questo è che il pannello deve iniziare con una stecca. Io so che con un altro tipo di cerniere potrei avere il pannello che inizia col vuoto, attaccarlo alla parete e poi avere il rientro, cioè quando apre va all'indentro, ma non è quello che voglio, perché io voglio che qua ci sia il solito scuretto, quindi tutta questa stecca sarà dipinta di bianco, esattamente come la parete, e il pannello inizierà con la stecca. Adesso non l'ho tagliato. Bianco o petrolio? Questa era la questione di ieri. Allora, molti di voi hanno detto esattamente quello che è il mio pensiero quando hanno visto la prova. Cioè che il petrolio è indubbiamente molto molto più stiloso, molto più bello, molto più caratterizzato, ha molto più carattere. Però all'interno dello sgabuzzino fa un effetto veramente buio. Riduce ancora di più lo spazio dello sgabuzzino, toglie ancora più luce, ma soprattutto connota troppo forte quella parete. Il gioco che io voglio ottenere è che lì sembri la fine dello sgabuzzino e non un mobile. Quindi la scelta giusta è il bianco, perché tutto deve essere bianco e poi semplicemente lì sembra che ci sia il mobile sotto, sempre bianco, e poi lì sopra la parete finisca lì. Nessuno deve sospettare che dietro c'è un quadro elettrico. Devono sembrare due monitor appesi a un muro su cui c'è una boiserie, e solo dopo, quando si apre, scoprire che c'è il quadro elettrico e ancora 50 cm di spazio. Idem per quelli sopra, quindi sarà tutto bianco. Poi c'è anche chi ha proposto di farlo arlecchino, un colore per la parte sotto, un colore per la parte sopra, chi ha detto un ante in un modo, un ante nell'altro, ma c'è un sacco di gente che parla nel sonno e io non ci posso fare niente. Quindi il pensiero è semplicemente questo. Per quanto a me piaccia molto petrolio più faggio, la scelta giusta è bianco più faggio, perché non è bello ciò che è bello, ma che bello, che bello, che bello. Cioè qui il mi piace, non mi piace, non c'entra niente, come quasi mai nel progetto. Qui c'entra cosa è congruo e cosa non è congruo, ed è molto più congruo avere tutto bianco. Che materiale? Alla fine ho valutato i prezzi di comprare un MDF e comprare invece un laminato bianco. A parte che il colore del muro non è proprio bianco.
Questo che vedete sopra è il colore del muro dipinto da me su MDF, questo è un laminato bianco. Come vedete non è esattamente lo stesso colore, questo è un grigio, un bianco sporco, un bianco più freddo. Ma di questo micro dettaglio uno se ne può anche fregare perché vive solo tra le stecche il bianco. Allora, MDF o laminato bianco. Il costo del pannello è più o meno il medesimo, però all'MDF uno ci deve aggiungere costo della vernice e tempo di verniciatura. Quindi indubbiamente la scelta MDF viene a costare di più, però c'è un però, siccome l'unico pannello che trovo di MDF dello spessore 18, che è lo spessore che serve a me, è un 3,80 metri circa per 2 metri qualcosa, quindi molto di più di quello che mi serve, e idem per il laminato, ha molto più senso per me comprare un MDF, perché vado a spendere un po' di più tra MDF e vernice, però ho ricontrollato, la misura del pannello giusta è 3,66x185. Dicevo, vado a spendere un po' di più, però ho molto scarto. Scarto che di MDF uso sicuramente, di laminato bianco non userò mai più. Quindi in questo caso ha per me più senso, perché è vero che devo fare più lavoro, perché devo verniciarlo, devo bordarlo e devo farmi tutta quella menata lì, però ho parecchio scarto di MDF che mi servirà sicuramente per i prossimi lavori. Laminato bianco invece, se mi avanza qua dei pezzi, è un materiale che mi fa anche schifo. Poi e per quanto non sia il truccellare IKEA, il laminato bianco proprio io non lo uso e non lo userò mai. Dove ho trovato l'MDF? Non al Bricomac, perché è introvabile, non al Remerlin, che costa come il fuoco, alla Sila, Sila Legnami San Giuliano, come sempre. Però il pannello intero, perché uno deve comprarsi comunque il pannello intero. Quindi oggi o domani vado a prendere il pannello, me lo faccio semplicemente tagliare a metà, perché altrimenti sul furgone non mi ci sta, così poi quando vengo qua faccio le mie dovute misurazioni su come ottenere uno sfruttamento intelligente per ottenere i pezzi per il prossimo lavoro, che riguarda sempre questo, riguarda sempre il progetto Hydra, però sarà una figata, ma io queste cose non le dico. Allora, vi avviso che mi avete già segnalato in 5 che Instagram ha dei problemi e pubblica le storie un po' non a caso, perché io non le faccio continuate, quindi le pubblica giuste, però alcune arrivano in ritardo e soprattutto segnala quelle delle 24 ore come nuove. Non posso farci un cazzo. Adesso invece il prossimo lavoro è nello sgabuzzino, capire dove mettere la mensa. Qui inquadrarvi le robe è un po' difficile. Io l'unico punto obbligato che ho per mettere la mensola è qua, perché almeno di avere una volta aperta l'anta, quelle sotto e quelle sopra, accesso a tutti questi, perché se facessi passare una mensola qua non potrei aprire quello, se facessi passare una mensola più sotto non apro la canalina. Il culo vuole che culo, poi non è proprio tanto culo. Dicevo, non è poi tanto culo perché l'avevo calcolato. La misura del pensile che viene sopra è la stessa misura del modulo che ho fatto sotto. Quindi questo e quello sopra avranno lo stesso modulo. Quello che devo capire è non tanto a che altezza metterla, ma quanto profonda farla, calcolando che distanza deve venire la mensola, quindi a che distanza vengono le ante. Me ne fregherò della botola perché tanto si accede una volta aperto le ante, come ho detto settimana scorsa, ma che misura voglio il pensile e che misura voglio le ante sotto, in modo tale che il piano del modulo del mobile sotto non venga troppo profondo e che ci sia qua il gradino tra il pensile sopra e le ante sotto accettabile, che non venga proprio una schifezzina, che non venga, dovrebbe essere idealmente 15-20 cm. Qualcuno di voi nei giorni scorsi, quando mi ha dato suggerimenti sullo sgabuzzino come fare, ha capito il reale casino che è sto lavoro, perché è un lavoro tutto fatto di incastri, tutto fatto di spessori, quindi non è proprio una banalità, è vero essere uno sgabuzzino, però è parecchio complicato dal punto di vista delle misure. Questo per dirvi che non l'ho complicato io stavolta, non ho fatto niente. Ok, a me non serve fare una mensola che vada inizialmente contro il muro, mi basta fare una fascia qua, una fascia su cui le ante del pensile, diciamo, possano appoggiare. Quindi bastano 30 cm posizionata a 45, quindi quello sopra sarà 45, verrà un po' davanti alla mensola e starà qua, e avrà una mensola, adesso vedo la misura, ma comunque posizionata a 45, che tanto non mi serve a niente, e quello sotto invece verrà a 28 a filo con questo. Dovrebbe funzionare così. Ecco, io direi che siccome ho questo pezzo qua, che è 27, anche se la mia mensola deve essere 45, ma mi serve in realtà solo per la parte sotto del mobile, cioè la differenza tra i due, tra 45 e 28, va benissimo. Inutile tagliare un nuovo pezzo solo per avere una cosa che mi serve solamente per la battuta. Adesso riprendo le misure esatte della larghezza di tutto di là, però col metodo digitale, taglio sta mensola e cerco di capire soprattutto come
fissarla ai fianchi. Potrei anche mettere due squadrette, tanto tutto sta dentro il mobile e basta. Poi davanti andrà bordata e anche questa va dipinta di bianco. Fa niente se è solo una fascia, anzi meglio così, dietro posso passare e riesco ancora ad aprire la canalina. Mi sa che prima però mi ci vuole un caffè. Allora Mauro mi ha fatto una domanda che mi ha ricordato di non avervi detto una cosa. Un altro motivo per cui ho scelto l'MDF invece del truciolare è che l'MDF, o almeno quello che prenderò, è un MDF ignifugo. Essendoci dietro il quadro elettrico, per quanto sia una precauzione veramente eccessiva, ma anche no, preferisco usare un MDF ignifugo, così in ogni caso al massimo fa fumo, ritarda l'incendio. Non è che non prende fuoco l'MDF ignifugo, però è certificato per stare davanti a lì. Un mobiletto posso farlo così. Allora, mensola fatta, l'ho bordata così quando la vernicerò non si vedrà il fronte del multistrato, anche se in realtà questa parte è coperta dall'anta, ma quando apri l'anta la vedi e non voglio vedere il multistrato. La dipingo una volta che tiro fuori la vernice per tutto il resto, non ora, così almeno faccio tutta la verniciatura in un colpo. Ora, sono arrivate anche le guide da 65 da sostituire per il frigo di sotto, in modo tale venga un mortale che, come vi dicevo ieri, venga un po' più avanti quando è aperto, e quindi quando si è sormonto mi lasci lo spazio anche per il top che sporge. Dovrò probabilmente spostare quel listello un po' più in alto perché il mobiletto è profondo 63 e non 65, ma frega poco perché tanto non lo metterò contro la parete di là. Ora, in attesa che arrivi lo Shelly, posso iniziare a sistemare l'impianto elettrico aggiungendo le due prese, quella comandata dall'interruttore per il portabottiglie e quella invece all'interno della ciabatta del rack per il freezer, così almeno non devo per forza andare dietro per se voglio staccare il freezer e decongelare. Mi basta staccare sopra, e cioè piacere l'interruttore nella ciabatta e staccarlo. Sto usando tutta roba di risulta che era qua, per cui devo fare un po' di porcherie. Questi connettori qua sono lerci da far schifo, ma tanto è tutto nascosto dietro. Collego questa ciabatta così almeno poi anche l'impianto elettrico è fatto e anche il connettore sopra, e poi se non è ancora arrivato lo Shelly, che ore sono? Vedo che ora riapre la sillaba, mi sembra riapre alle 3, e vado a prendere i materiali per i pannelli, oppure iniziamo a mettere su sta roba che tanto poi posso dipingerla anche in opera, perché comunque bisogna una rinfrescata anche il muro dello sgabuzzino. Non lo so, vediamo. Allora inizio a sistemare l'impianto elettrico, che tanto la ripresa non posso farle perché ho il capra, ma non mi sono mai fatto il capretto. Allora, presa aggiunta, manca dall'altro capo una alimentata con l'interruttore esattamente come dove erano prima i led con la spina volante, una manca ad essere collegata lì, ma non c'è problema. Ora non so bene cosa fare, perché o vado alla sila a prendere il materiale o inizio a mettere sulla mensola e poi la dipingo qua in opera. Intanto devo anche capire come tirare un cavo di dallo switch, quello di sinistra, che venga tutto giù e poi capiti qua, perché qui metterò lo Shelly 4 che andrà a comandare. Io userò due delle posizioni, che lo Shelly controlla sostanzialmente quattro elementi, ma io per adesso ne ho bisogno di due perché ho lampione esterno e luce porta che vengono accorpati e stanno sotto uno, tanto quando si accende il lampione esterno si accende anche la luce della porta, e lo gestirò col diurno.
il notturno luce tramonte. E poi c'era anche, eccolo qua, faro caldaia e faro portineria, che invece li collegherò, ma li gestirò con la domotica, perché sono quelli del locale pattumiera dietro, e quando esco a buttare la pattumiera in terra non vedo niente. Quindi, appunto, dicevo, devo capire come tirare il cavo diretto qua. Ieri, quando ho parlato dello Shelly, della domotica per le luci fuori, che non arrivavano il wifi sulle lampadine, tantissimi mi avete consigliato le lampadine col dioscoro, ma va da sé che non è la stessa cosa. A parte che le lampadine sono all'interno di un lampione, lampione che ha la copertura non trasparente, e quindi il dioscuro un po' funziona sì, un po' no. E poi non è assolutamente la stessa cosa. Con la domotica posso impostarli in automatico, luce tramonte che si adattano in base alle stagioni. Ma se avessi esigenza di accenderle in un momento extra, che è luce, e le voglio accese, col dioscoro non potrei, con quelle invece potrei. Quindi non capisco perché mi avete consigliato quelle col dioscoro. È tutta altra roba. Un altro caffè, vedo cosa fare. Allora, ho appena saputo che in settimana ci viene un sacco di gente. Ormai è un pellegrinaggio in questo laboratorio, ma veramente un botto. Qualcuno domani, giovedì, poi anche sabato, cioè un blocco di gente. Ad ogni modo, ho capito come procedere, perché qua perdersi è un secondo. Continuo col divide ed impera, quindi materiale vado a prenderlo domani mattina presto, che magari fa anche un po' più fresco, e non schiatto sul furgone, anche perché il furgone è ancora carico della roba di Anna. O meglio, ci sono ancora su le vecchie letto IKEA a pezzi che da qualche parte devo stoccare o tritarlo senza farmi vedere da Anna. Quindi io direi, metto sulla mensola e poi la dipingo in opera, e metto su e faccio tutte le stecche che mi servono per poi agganciare le antine, che anche queste poi le bordo giù ma le dipingo in opera. Poi faccio il piano a quello, che monto le guide così so la finale in profondità che ha, faccio il piano anche a quello ricavato sempre da là, poi la finitura ci penso, quella lì ci penso dopo la finitura, ma penso che avrà sempre una finitura così, una roba così, un po' bianco a poro aperto, non così sporco. Ma ancora non ho deciso, così poi almeno uno dei due, vorrei non tutte e due, lo porto là nello sgabuzzino e vedo bene tutte le misure che devono avere le ante, le cose. Così poi quando vado a prendere il materiale posso fare le ante e concentrarmi su due problemi alla volta. Uno, dipingere tutto lo sgabuzzino così intanto che asciuga vado avanti con le ante, dipingere le ante, finire lo sgabuzzino. Continuo a alternarmi e non mi seguo con le robe. Quindi, mensola. Prima la mensola. Ok, allora, mensola montata. Tutta in bolla, perfettamente strozzata nel muro. Qualcuno si chiedeva perché odio quello scatolo lì che fa tanto figo con tante lucine. La mensola è in bolla. E guardate il rack. Porca di quella mignotta, la deve aver appeso Mr. Magoo quell'affare lì. E non riesco neanche a sistemarlo, perché ci hanno fatto dei fori nel muro tipo grossi così per mettere poi un fissure e sta su al pelo. Sono sudatissimo. Le stai? Allora, sono stato al telefono fino adesso, qua inizia a fare un caldo tremendo, ormai cambio 4 magliette al giorno e faccio 20.000 lavatrici, non ci posso fare niente. Dicevo, Amazon mi ha avvisato che lo Shelly arriva domani, non oggi, insieme ai fusibili che avevo ordinato per di là e altre cose. Intanto, i listelli, volevo arrivare oggi. Niente, il caldo mi dà la testa. Vorrei arrivare oggi ad aver su i listelli laterali, così domani quando vado a prendere tutti i piani per le ante, quella parte lì è a posto. Quindi adesso le misure. Il problema è che la mensola è in bolla, ma soffitto in cartongesso no. Quindi ho 90 da una parte e 89,5 dall'altra. Vedrò come aggiustarlo dopo con le ante. Probabilmente metterò una battuta sopra per avere un po' più di gioco. Comunque sotto salniera e sopra. I listelli, per fare i listelli io ho bisogno che qui viva un 24 di spessore, che poi è il modulo no della mia modulistica per poter iniziare con la stecca. Per avere il 24 e montare anche la cerniera devo fare un'accoppiata di legno. Tanto vale accoppiarne un bel po', perché devono essere da 6 centimetri o 5,5 che ci stia la parte della guida e poi lunghi a profusione, perché tanto mi servono sopra, mi servono sotto. Adesso vedo qual è il materiale migliore da accoppiare. Ah, ma sei coglione!
Confermato, detto e confermato. E parlo di me. Voglio arrivare ad avere sulle stecche. Domani compro il materiale. Peccato di non avere il bordo preincollato da 40 da mettere sulle stecche. Queste sono le stecche che vanno sul fianco, che terranno poi le ante come questa, ma non ho il bordo. Quindi niente, farò i fori e poi domani da bordo e domani ne metto su, non oggi. Che due palle, però manca sempre un pezzo. Fra l'altro devo fare il top di quello a fare lì. Prima di fare il top però devo cambiare le guide. Ah, ma questo lavoro è uno stillicidio. Cioè, il prossimo lavoro, cotto e mangiato. Adesso urlo. Urlo. Anzi, adesso bestemmio. Allora, sono arrivato alle guide 65. Ho detto, niente di più facile. Tolgo quelle, metto le nuove guide, rifilo dentro, porto di là, calcolo l'altezza, faccio il top. Via. Allora, due cose. Le guide sono fatte diverse. Non ho guardato molto bene. Sono meglio a uno del vero perché si agganciano sotto il cassetto, quindi hanno ancora più tenuta. Vabbè che io le ruote, però hanno più tenuta. Il problema è che sono spesse un millimetro in più di quelle. Quindi devo rifilare il cassetto. Cortesemente qualcuno può trovare da fare qualcosa legnosamente, qualche progetto che lo tenga occupato e la smetta di rompermi i coglioni. Perché mi fa le pulci sulle robe inutili, dice che la mensola è storta al racco e dritto. Facciamogli vedere. Questa è la bolla della mensola, questa è la bolla del rack. Mensola, rack, mensola. Ma a proposito di rack, ho visto il rack per l'asciugatura. Allora, listelli fatti, quello sotto, quello sopra, prende questa, sarà la differenza, tolte le ante, chi sarà? L'anta finirà di fatto lì, quindi ci saranno giusto 10 centimetri di sovrapposizione, tutte quelle bruciature da non ci saranno, lì verrà chiuso lì, qua verrà più indietro, questo qua verrà più avanti, verrà circa qua, dove c'è il segno. Circa quasi e poi niente, manca ancora lo scelli lì, tirare giù il cavo, spostare la telecamera che è ancora là sopra e agganciarla di là, ma ho bisogno di un altro switch poi, e spostare le telecamere di qua. Questo sgabuzzino mi sta facendo sudare, o sarà il caldo, non lo so. Ad ogni modo, quello che potevo fare oggi l'ho fatto, 18:14 non vado nel traffico fino al Bricomen a prendere... a prendere il bordo, faccio tutto un giro domani mattina sperando che Anna sia in casa ad aspettare i pacchi, se no mi tocca aspettare i pacchi che dovrebbe arrivare Amazon. E dicevo che forse domani arriva anche il legno, domani o dopodomani, non lo so, non ho guardato la mail del corriere. Che dire ragazzi, sono parecchio stranco perché fa caldo, è il caldo che mi ammazza, l'inverno vado molto più veloce. Quindi ora come ora, 18:14, direi che vado a farmi una birra. Anzi, vado a farmi una birra. 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 L'altissimo è d'accordo con me, quindi a domani. Allora ragazzi, un paio di cose che mi avete chiesto. La prima, mi avete chiesto se non è possibile bannare quelli che rompono le palle, facendo riferimento alla storia di legnosamente della bolla. Sì, in realtà sì, si può bannare chi rompe le palle. E talvolta occasionalmente lo faccio, come ieri Gianni, mi sembra si chiamasse, ma non è il caso di legnosamente. Legnosamente è un amico, ci conosciamo, facciamo dissing da praticamente sempre l'uno contro l'altro. Non mi stava rompendo le palle. Mi provocava, cioè ci divertiamo così, non è uno da ballare. L'altra cosa, mi avete chiesto in 3 o 4 se il prossimo progetto sarà finalmente l'Amazon Locker personale da mettere fuori, cioè la casella per i pacchi, in modo tale che io non debba più farli arrivare dove c'è la portineria in ufficio e poi farmeli portare da One Maker Senior. No, non è quello il prossimo progetto, perché per fare quello devo
Finire prima il progetto Idra, quindi tutto ciò che riguarda la domotica, quindi lo sgabuzzino è la prima cosa perché è il centro di tutto, spostare le telecamere, fare lo Skynet in laboratorio e altre robe, quindi il prossimo progetto riguarderà sempre il progetto Idra, che vi ho detto che sarebbe stato un progetto lungo. Per chi mi ha chiesto invece quando farò la lavanderia, probabilmente mai, parlo della lavanderia da forse il secondo giorno che sono qua dentro, ero ancora nel lab di qua lato casa. La lavanderia non è di mio interesse, Anna ormai se ne è quasi fatta una ragione. Però c'è un progetto che vorrei fare prima di finire il progetto Idra, quello per cui ieri vi ho chiesto che mi serve un favore e poi non vi ho detto niente e avevo dovuto scappare. Prima di chiedervi il favore, devo però buttare giù uno schizzettino perché... Chiaro, no? Alus mi ricorda poi che ho ancora la seconda zanzariera da finire, però quella giuro che la finisco. Appena finisco lo sgabuzzino, sposto il server, mi si libera la stanza di verniciatura e vernicio quella così almeno sta fuori dalle palle.